Dio, attraverso la Bibbia, ci parla costantemente. Miei figli, indipendentemente dall'età che avete, siete tutti preziosi per me, poiché io sono vostro padre, il creatore amorevole di ognuno di voi. Affrontando problemi e portando pesi, sappiate che sono sempre al vostro fianco, osservando con cura e preparando sempre qualcosa di grandioso per voi. Basta avere pazienza e fiducia nel tempo divino. A volte ci possiamo sentire imprigionati in situazioni apparentemente insormontabili, ma ricordate che nulla può impedire l'attuazione dei piani che Dio ha per voi. Piani pieni di speranza e successo. Nei momenti di difficoltà, è naturale cercare risposte o orientamenti divini su come agire. La Bibbia, nostra preziosa fonte di saggezza, ci ha già insegnato come affrontare molte sfide della vita, offrendo consigli che rimangono eternamente rilevanti. Noi serviamo un Dio capace di compiere veri miracoli, capace di smuovere montagne con la forza del suo amore. Qualunque cosa stiate affrontando, Dio non solo vi accompagnerà in questo viaggio, ma vi renderà anche più forti, permettendovi di crescere in virtù e coraggio. Coloro che affidano interamente le loro preoccupazioni a Dio testimonieranno, al momento giusto, la sua presenza agire in ogni sfera della vita, rivelando la sua grazia e misericordia. In mezzo alle sfide, la Bibbia ci ricorda: pregate e non scoraggiatevi. È fondamentale mantenere una connessione spirituale, poiché attraverso la preghiera stabiliamo un sincero dialogo con il Creatore, e ascoltando la sua voce troviamo chiarezza e discernimento per procedere. Quando si crede fermamente nel potere divino, gli ostacoli affrontati possono essere interpretati come segni che c'è qualcosa di sacro da proteggere dentro di noi. Questa fede ci rende più resilienti, capaci di superare le avversità con fiducia e speranza nel futuro. Immaginatevi come una casa piena di tesori nascosti, dove i ladri non osano entrare. Allo stesso modo, ospitando la parola di Dio nei nostri cuori e seguendo i suoi insegnamenti, diventiamo invulnerabili alle influenze negative, trovando protezione divina in ogni momento. Quando ci si consegna al divino proposito, ogni azione che compiamo riceve una benedizione speciale, un tocco della grazia divina che rende tutto più significativo e fruttuoso. Pertanto, vi invito a esprimere un sincero amen in questo spazio, simboleggiando la vostra gratitudine e connessione con Dio. Inoltre, vi incoraggio a iscrivervi a questo canale, dove troverete ispirazione quotidiana per una vita benedetta. Che ogni passo che fate sia guidato dalla fede, e che possiate sentire la presenza divina che vi guida verso gli ideali più elevati. Credete fermamente che il meglio deve ancora venire, poiché Dio è l'autore del vostro destino, e Egli riserva sempre il meglio per i suoi figli amati.